Ciao a tutte e a tutti. Sono Lucrezia Odessa, la coordinatrice della Consulta della Cultura. Oggi è il 23 aprile ed è la Giornata Mondiale del Libro. L'obiettivo di questa giornata è quello di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura. Mi piace leggere perché mi aiuta a vivere. Amo leggere fin da quando ero bambina, perché leggere mi aiutava a uscire dalla realtà e a capire chi fossi e a riempire anche certi vuoti. Il mio libro preferito posso dire che è Il profumo di Sushkin. Fin da bambino ho sempre fatto delle letture molto particolari, specialmente su dei testi scritti con un carattere particolare, come questo, e soprattutto con un linguaggio universale, che è un linguaggio mondiale. Perché leggo? In realtà ho scoperto il piacere della lettura un po' tardi, ero già alle superiori, ma poi la lettura è sempre stata una mia compagna e non ho in realtà un libro preferito, ma ho tanti libri importanti che hanno segnato dei passaggi, delle scelte e dei momenti proprio decisivi della mia vita. Come per esempio questo, di Alexandre Dumas figlio, La signora delle camelie, che è stato un libro importantissimo e fondamentale. E ancora oggi, solo guardarlo, toccarlo e sfogliarlo, riesce a farmi rivivere quelle sensazioni e quei momenti che avevo provato appunto mentre lo stavo leggendo. E questo è in assoluto il potere dei libri e della lettura per me. Allora, mi piace leggere perché mi aiuta da sempre a vivere meglio e in questo periodo mi aiuta molto a evadere dalla situazione attuale. In questo momento sto leggendo di Roald Dahl L'assaggio, che ha anche delle bellissime illustrazioni. Io amo molto i libri illustrati e ve lo consiglio. Grazie. Io leggo perché un libro per me è un oggetto magico. Infatti, i libri possono portarci lontano, ci fanno vivere storie diverse, ci fanno scoprire culture diverse, ci fanno riflettere, ci fanno pensare, ci fanno emozionare e fanno volare quella fantasia. Fra i miei libri preferiti, un grande classico, L'orgoglio e il pregiudizio di Jane Austen. Amo leggere perché la lettura mi permette di viaggiare in luoghi lontani e avere una prospettiva diversa sulle situazioni. Il mio libro preferito? Non saprei. Sicuramente il primo che mi è rimasto nel cuore è Brontolone, il mammut peloso, perché l'amore per la lettura va coltivata fin da piccoli. Mi piace leggere perché Umberto Eco diceva chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino ucciso Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro.